con una breve introduzione che cercherò di ridurre ulteriormente per non sottrarre troppo tempo all'interpretazione della mostra degli strumenti storici del gabinetto di fisica, su cosa, quali sono le attività di ricerca principali che attualmente svolgiamo a Perugia. Purtroppo si è scusato il direttore, non è potuto essere presente, ha lasciato a me l'incombenza di fare una brevissima introduzione. E innanzitutto parliamo di storia, quindi parliamo della storia locale di questo dipartimento. Il dipartimento attuale, come lo conosciamo, è un dipartimento di fisica e geologia istituito nel 2013 dalla fusione dei due dipartimenti precedenti. Punto in comune delle due discipline è quello di affrontare con tecniche sperimentali laboratorio a volte simile fenomeni di larghissima scala dal punto di vista spaziale e temporale, che sono poi profondamente invece influenzati dalla struttura microscopica della materia, sia su scala nucleare e subnucleare per noi fisici o su scala molecolare atomica per gli struttori, per i fisici della materia o per i geologi. Esistono comunque tecniche di indagini che ci accomunano fortemente e ci riconoscono nella applicazione del metodo scientifico. Geograficamente avete già scoperto dove siamo, essenzialmente siamo nella zona della Conca e Perugia, e il nostro dipartimento è un dipartimento che offre spazi e condivide molto volentieri gli spazi ai propri studenti. Quindi questa è in realtà la diapositiva che viene dalla presentazione del dipartimento agli studenti stessi, proprio perché questo dipartimento è casa nostra come ricercatore, casa nostra come docente universitario, ma deve essere anche casa dei nostri studenti. Quindi l'aula dove in questi giorni ci verranno offerti i coffee break, sappiate che è gentilmente offerta, quindi siete anche ospiti dei nostri studenti che normalmente studiano là, come queste sono le aule che normalmente vengono utilizzate per le lezioni. L'anima del nostro dipartimento, dell'area di fisica, non potrebbe essere la stessa se non ci fosse una quotidiana collaborazione con i colleghi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Istituto Officina dei Materiali del CNR. Due sezioni o distaccamenti, infatti, degli enti sono all'interno di questa struttura e le persone, il personale di questi enti, ricerca di questi enti, è in questa sala come in tutte, condivide con noi tutte le attività di didattica e di ricerca. È grazie alla collaborazione con gli enti che noi abbiamo i laboratori di avanguardia, un laboratorio universitario di nanomateriali con un microscopio a field emission, abbiamo delle camere pulite di classe 10.000 per la costruzione di rivelatori al silicio, abbiamo un laboratorio di fisica delle superfici e un centro di calcolo che sono portate avanti. La fisica di oggi è prevalentemente la fisica delle grandi infrastrutture, quindi ci vedete qua, ma lavoriamo ovviamente nelle infrastrutture di grandi scale, prima tra tutti l'Electron Ion Collider al CERN, ma anche le facility per la luce di sincrotrone di Grenoble e Trieste, anche le acceleratrici più piccole, lo spazio, in particolare la collaborazione di AMS che è ospitato nella stazione internazionale, e i telescopi di grandissima area come Cherenkov Telescope Array e naturalmente i cacciatori di onde gravitazionali, per esempio l'interferometro Virgo. Tutte attività di grande scala che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di portare avanti la ricerca secondo quanto previsto dal nostro piano triennale, che per brevità non vi vado a enumerare, vi riporto qua e velocemente declinerò soltanto nelle aree più grandi. Facciamo attualmente astronomia propriamente detta, facciamo astrofisica possibilmente declinata in tutte le sue accezioni e i prossimi interventi me ne daranno informazioni materiali e precise. Semplicemente pensiamo come variando lo spettro elettromagnetico noi abbiamo immagini differenti dell'universo, bene, partendo dalle prime discrepanze delle immagini ottenute tra le varie sonde, i vari probes, hanno dato il segnale di materia oscura, e nella materia oscura c'è una grossa attività del nostro dipartimento, ma c'è un'attività di osservazione dell'universo con tutti i messaggeri possibili, onde gravitazionali, fotoni, raggi cosmici, ma addirittura, e sarò breve, parliamo anche di un'osservazione fatta dal punto di vista mineralogico con lo studio dei meteoriti e lo studio della planetologia, che sono attività presenti. L'idea di essere inseguitore di onde gravitazionali
sia dal punto di vista dell'onda stessa che dal punto di vista della radiazione del follow-up elettromagnetico, è un'attività sulla quale si stanno intraprendendo numerosi lavori. E scusate, sto cercando di recuperare un po' di tempo. E poi abbiamo lo studio della fisica delle interazioni fondamentali. Ho parlato prima del CERN, fisica delle alte energie, fisica del sapore, sono le attività intraprese. Parliamo fra tutti gli esperimenti CMS che hanno presentato da un importante gruppo all'interno del nostro dipartimento, come la fisica di LHCb di Bess e di NA62. Allo stesso modo la fisica teorica delle interazioni fondamentali accompagna tutti gli studi che intraprendiamo dal punto di vista sperimentale e dal punto di vista della fisica della struttura della materia utilizziamo raggi X, elettroni, fotoni, particelle che normalmente sono oggetto di studio a parte dei fisici particellari, li utilizziamo invece come sonde per studiare la struttura della materia e il suo funzionamento. Non solo una struttura cristallina e ferma, ma anche una struttura vivente i cui meccanismi, il cui modo di reagire ci permette di fare studi anche per quanto riguarda la soft science, quindi studio di proteine con fini medici. E anche in questo caso, infrastrutture di larga scala, stavolta non per studiare il particello, ma per utilizzare soprattutto i neutroni per studi di spettroscopia. I computer non sono per noi un unico strumento di lavoro, sono anche un oggetto di ricerca e la data science, le infrastrutture per i big data rappresentano anch'esse una realtà importante della ricerca e sviluppo portata avanti dai ricercatori di questo dipartimento. Quindi scusatemi, soccorso.